Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi un video che fa parte praticamente della tradizione della storia di questo canale, ovvero i miei regali di Natale. Cosa ho ricevuto per Natale? È stato uno dei primi video che ho girato sul canale anni fa e quindi ogni anno ci tengo, insomma, a registrarlo. Vi faccio vedere tutte le cosine che ho ricevuto per Natale. Ho ricevuto tantissime cose, tutte belle, 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 bellissime. Ho passato un bellissimo Natale, delle bellissime feste, insomma. Ma vi ricordo che il regalo più bello è l'amore di chi ti sta vicino. Iniziamo con i regali. Per quanto riguarda i miei colleghi, alcuni regali non ce li ho fisicamente qui. Perché il mio collega Daniele mi ha fatto un profumatore per ambiente al melograno e l'ho messo proprio in ufficio e devo dire che è buonissimo. L'ufficio adesso è super profumato, quindi è stato molto apprezzato. La mia collega Marina mi ha fatto invece un pacchettino con cioccolatini e dei lacci per le scarpe fucsia. E con la particolarità di essere elastici e calamitati, e non ce li ho qui perché li ho dati alla mia mamma perché mi deve appunto cucire la chiusura calamitata. E l'altra mia collega, di nome sempre Marina, mi ha fatto una piantina da portare a casa nuova con sempre cioccolatini. E l'altra mia collega, ovvero Alisa, mi ha fatto una bustina di praline al rum che però mio papà si è già mangiato tutto quindi molto apprezzato soprattutto da mio papà. E la mia collega Silvana mi ha fatto questo set di Bottega Verde che comprende due creme mani, una all'argan nutriente protettiva e l'altra invece con 5 oli straordinari, pelle normale secca e emolliente, super carino. Poi passiamo alle mie amiche. Ah, piccola parentesi, manca il regalo della mia amica Chiara e del fidanzato Paco perché non ci siamo riusciti a vedere alla fine per Natale e quindi ve lo farò vedere magari in un vlog quando ce li scambieremo. Poi, appunto, le mie amiche. Cominciamo con la mia amica Francesca che mi ha fatto questo portagioie super carino, personalizzato quindi con la C di Chiara, super compatto, ideale soprattutto per i viaggi, quindi anche di buon auspicio per me per tornare a viaggiare libera dall'ansia. E all'interno, super apprezzato, come sapete, sono molto scaramantica, quindi un bel corno rosso che non fa mai male ed è fatto così, molto 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 carino. Poi la mia amica Arianna mi ha fatto un bigliettino a parte dolcissimo e questo braccialettino che ho già messo su, ora io non so se riuscite a vederlo, eccolo, con l'occhio del malocchio, sapete sempre lì, no? Che io sono fissata, sono scaramantica, sono fissata col simbolo dell'occhio, ce l'ho anche tatuato. E sono rimasta abbastanza sconvolta perché io qualche giorno prima avevo fatto vedere che mi ero autoregalata questi orecchini qui con il ciondolo fatto proprio uguale. Cioè, quindi secondo me era tipo la stessa linea, non lo so perché è proprio lo stesso identico orecchino, cioè lo stesso identico occhio e quindi sono impazzita perché ce li ho anche abbinati e me l'ha anche benedetto con l'olio santo di Assisi. Poi la mia amica Amanda mi ha fatto questo profumo di Bottega Verde alla vaniglia nera, molto molto buono, l'ho già utilizzato come potete vedere, abbinato a un balsamo labbra sempre di Bottega Verde con Allegro Natale, cioè era proprio a tema Natale, quindi molto carino. Ed infine la mia amica Ross mi ha fatto questo sacchettino fatto appunto a forma di omino di pan di zenzero contenente varie cosine, tra cui una penna molto carina fatta tipo con come i dolcetti quelli natalizi bianchi e rossi, non so se ce l'avete presente, con un bel pompon rosso che però ho già portato al lavoro perché sto usando al lavoro. E c'era poi questo ciondolino qui rosso pagliettato con la nappina che avevo già messo sull'albero di Natale, sono andata a riprenderlo solo per fare il video. Poi questo incenso qui dello zodiaco, sono, vedete, cioè, io ho diverse fissazioni e però diciamo non le tengo nascoste, tutti lo sanno. Quindi incenso dello zodiaco, che tra l'altro mi devo comprare un brucia incenso.
E poi quando è stata a Valencia mi ha preso questa saponetta qui artigianale che è ai patchouli. Molto molto carina. E io tra l'altro queste non le utilizzo di saponette per lavarmi, ma le metto all'interno dei cassetti perché li profumano da morire. E questi erano appunto quelli delle mie amiche. Poi i nostri amici Lele e Ilaria ci hanno regalato a me e a Leo innanzitutto questo che è stato super carino perché loro sono state appunto ai mercatini di Natale di Arezzo quest'anno e ci hanno preso una pallina ciascuno per l'albero di Natale, una con scritto Chiara e l'altra con scritto Leonardo. Abbiamo ricevuto vari regalini per casa e poi a me hanno fatto un grande portagioielli, in questo caso molto grande, devo dire, però perché appunto la gente mi conosce, lo vede che ho 200 miliardi di impicci, e all'interno è fatto in questo modo, quindi molto molto grande e da sfruttare appunto soprattutto questo in casa, diciamo. Poi i nostri amici Pizzico e Federica, che è Matteo e Federica, Pizzico è il soprannome, ci hanno fatto questa altrettanto patata, che ora vi faccio vedere, che è praticamente una tazza super natalizia, perché è fatta in questo modo. Poi io adoro la figura dello schiaccianoci a Natale, stupendo, ma ha la particolarità di essere due tazze. Avremo la nostra tazza natalizia sempre per casetto. Io, tra l'altro, sono molto fissata con le tazze, nel senso mi piace averne per varie occasioni, anche in base al mio mood, quindi molto molto apprezzate. Infatti, se ricordate, l'anno scorso Leo mi aveva regalato una tazza con i pesci e la uso praticamente tutte le mattine. E poi ho anche. Mi manca una tazza di Winnie Pooh. Quello sì. Vabbè, poi passiamo ai regali dei miei parenti. Allora, le mie zie e i miei zii e mia nonna mi hanno dato i foldini e mia zia Rita in abbinato ci ha messo anche questo mascara qui di questo brand che vende la sua estetista, Wonder Mascara Extreme Long, quindi per la lunghezza che non ho mai provato e vi farò sapere. Mia zia Nina mi ha fatto una scatolina super dolce che però l'abbiamo utilizzata come, diciamo, decorazione natalizia perché sopra c'aveva la capoccetta di un elfo. E poi mia mamma invece mi ha dato i soldini abbinati a questa acqua micellare, tra l'altro notare da mamma e papà per Ciopina, e in più mi hanno fatto anche le AirPods e oddio, tra l'altro si abbinano, cioè scusate, Pussi, siamo nel party. Vabbè, dicevo quindi le AirPods terza generazione. Io, tra l'altro, non mi capacito come ho fatto a vivere senza per tutti questi anni perché da quando ce le ho le sto utilizzando praticamente tutti i giorni, ma anche proprio in casa, cioè sono comodissime veramente. Tra l'altro, vi volevo chiedere se voi avete le AirPods, le avete assicurate con l'Apple Care? Vale la pena fare l'assicurazione perché ho ancora tipo 3 o 4 giorni di tempo per attivarla. Mi raccomando, fatemi sapere. E infine i miei sempre mi hanno fatto, allora vi dico invece com'è andata questa storia. Questo io me l'ero autoregalata, ok? Mia mamma quando l'ha visto mi ha detto no, te lo voglio regalare io. Ok, comunque è questo zainetto della Loungefly di Peter Pan, è per il 70° anniversario di Peter Pan, è stupendo, cioè guardatelo, questa è una tasca ovviamente, e poi ha questa maxi tascona qui, l'interno è tutto blu con il logo appunto 70° anniversario di Peter Pan, e poi il retro è fatto in questo modo. Ci sono Nana e Michele, sì, perché loro sono vabbè, Wendy, Michele e Gianni, molto carino, pieno di tutte queste stelline.
E poi appunto abbiamo anche Peter e Wendy. Io questo lo utilizzerò oggi perché poi sono vestita di rosa. Poi, allora, la compagna dello zio di Leo mi ha fatto un sette natalizio della camomilla, che però ho aperto per praticità, quindi vi faccio vedere soltanto cosa conteneva, ovvero questi due che sono un bagnoschiuma della camomilla, appunto, tra l'altro profumatissimo, e questo qui che invece è una crema corpo. Molto carino, era tutta una confezione fatta alberello di Natale. E lo zio di Leo con Anastasia mi hanno fatto, cioè io impazzita quando l'ho visto, tra l'altro mi hanno detto l'ho scelto perché quando l'ho visto mi sei venuto in mente te. Cioè è un profumo di Marc Jacobs e ha questo packaging meraviglioso ed è anche buonissimo perché l'ho già utilizzato anche questo. È un profumo buonissimo che non conoscevo, ma cioè il packaging è per me, prendi i miei soldi, vale. Tutti i miei soldi. Si chiama Decadence, se vi può interessare. Poi passiamo ai regali di Ludopoppi, la sorella di Leo. Allora, mi ha fatto, no, molto patata, Ludopoppi, sempre molto patata. Allora, per tutti e due, diciamo, per casetta, ci ha fatto del brand Bath & Body Works. Questa maxi candelona, con, vedete, molto grande, a tre pioppini, profumatissima perché ha i patchouli, ha i patchouli and rosewood, però appunto molto carina, non vedo l'ora di averla a casa perché poi noi stiamo facendo casa sui colori del, oddio, noi stiamo facendo casa sui colori del bianco e del legno chiaro, quindi tutte le cose gialle, oro, ci stanno benissimo. Quindi questa molto 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 apprezzata. E poi per me Ludo mi ha fatto questa agenda lunare del 2024. E è stupenda perché all'interno è fatta proprio con tutti i riferimenti ai segni zodiacali e c'era anche questa cartolina con i pesci che io voglio inquadrettare e appendere ed è di un negozio che si chiama Demon Lab che tra l'altro ha sede a Calcata e quando siamo stati ad Halloween dell'anno scorso a Calcata io ci sono entrata in questo negozio, non mi ricordo cosa mi ero comprata e l'avevo anche seguito su Instagram e lei infatti mi ha detto che poi quando è andata a vedere la pagina Instagram e vedeva che quindi lo seguivo è rimasta ancora di più contenta, quindi veramente stupendo. Poi questo formato delle agende è il mio prefe e questa cosa che mi ha fatto un po' piangere è questo, ovvero Find Your Calm, come trovare la calma e dimenticare ansia e stress. È questo libro meraviglioso, un libro di esercizi, vedete, un libro pensato per chiunque desideri imparare a gestire ansia e stress e ritrovare la calma. È bellissimo, praticamente è proprio una sorta di guida, tipo lascia che passi e ci sono poi tutti gli esercizi da fare, quindi dall'anno nuovo inizierò a leggerlo e a fare i vari esercizietti. È stato proprio un regalo super apprezzato perché questa cosetta dell'ansia, come sapete, mi ha fatta molto soffrire, mi fa ancora un po' soffrire e vedere che le persone che mi stanno vicino hanno accortezza nei miei confronti e mi aiutano da questo punto di vista, supportandomi è molto molto importante per me, quindi ho molto apprezzato. Poi i genitori di Leo ci hanno fatto, vi allegherò le foto, una macchinetta del caffè meravigliosa, gialla tra l'altro, quindi va benissimo per la casa. Infatti Bianca mi ha detto c'era anche rosa, avevo il dubbio, perché appunto sa che mi piace il rosa, però vi posso dire è stato meglio giallo perché io già la immagino nella nostra cucina, cioè non è che già immagino, so come verrà, però appunto proprio tutto l'ambiente e quindi gialla ci sta benissimo. E in più ci hanno fatto anche una macchinetta del caffè a mo' di, cioè, moka, che però ha la particolarità di avere i due rubinetti, io non l'ho mai avuta così, è dolcissima, proprio due rubinetti e due tazzine integrate. E è stato molto carino come gesto e come regalo.
Poi la nonna di Leo mi ha fatto questa sciarpona meravigliosa di questo colore stupendo che ho proprio i jeans che vi ho fatto vedere gli ultimi di Shein di questo colore che ci stanno super bene ed è una bella sciarpona ampia che non vedo l'ora di utilizzare perché non perde i pelucchi. Ho già un'altra sciarpona grande così che però mi fa dannare perché perde un sacco di pelucchi, mi ritrovo pure tutti sul cappello e quindi credo che con l'outfit di oggi ci stia molto bene e perciò la metterò. Poi io come autoregalo mi sono fatta questo cappellino qui della Carcani, che è un brand che mi piace tantissimo e sto comprando varie cosine perché cioè, mi piace molto e mi piaceva insomma arancione perché si abbina bene al giacchetto della North Face che ho e sempre come autoregalo, sempre della Carcani, mi sono presa questo giubbottone qui che è proprio bomberino. E ha la particolarità di avere un lato di questo celeste molto leggero, molto chiaro, con scritto appunto Carcani in bianco, e però è reversibile ed ha quindi anche la possibilità di essere indossato con questa fantasia. Mi fanno impazzire entrambe, tutte e due, e è molto streetwear, insomma, uno stile che mi piace tantissimo, e quindi me lo vedrete spesso. Oddio, e il logo di questo invece è fatto in questo modo. E questo qui l'ho preso su Snipes e da 150 l'ho pagato solo 60 euro. Quindi c'è una super occasione anche perché cioè, mi ritrovo ad avere due giacchetti perché li abbino in occasioni totalmente differenti. Ed infine, spero di non essermi dimenticata nulla. Passiamo ai regali di Pato Mio. Allora, sempre restando in tema Carcani. Pato mi ha fatto questa maglietta qua, stupenda, rosa, con la scritta qui Cani bianca e rossa che si abbina benissimo alle Jordan 1 che mi ha regalato l'anno scorso per Natale, rosse e bianche. E è tipo questo modello, vediamo se c'è scritto, sì, Stripe Baseball, cioè proprio casacca da baseball, mi piace tantissimo, la sfrutterò per vari outfit che ho già in mente, sia estivi che invernali. E poi, sempre questa tipologia, ma un altro modello, perché come vedete ha lo scollo diverso, con questi colori meravigliosi. E con questa ci stanno benissimo delle scarpe, che vabbè, ora vi farò vedere. E quindi sono abbastanza impazzita. Perché la vedo bene sia con il cargone, no? Bello grande, lungo, ma anche tipo con lo shorts che non si vede da qua sotto. Cioè, adoro. Poi, sempre Pato mi ha fatto questa qui, che è una figata. E voi direte che cos'è? È una borsa porta scarpe fatta proprio dalla Nike, che quindi riproduce una scatola di scarpe Nike. E serve per tutte quelle volte in cui, magari, quando dovete fare un viaggio, magari anche banalmente, io a volte vado a casa di Leo vestita in un modo e poi il giorno dopo avrei bisogno di un altro paio di scarpe, no? Insomma, vabbè. Ed è fatta appunto per non portarvi la scatola di scarpe, bensì mettete le scarpe qui dentro e è comodissima. Infatti, ovviamente, Leonardo si è presa pure per lui perché insomma rimaneva indietro. E io sono impazzita quando l'ho vista e niente, secondo me è un'idea super figa della Nike, vi volevo dire come si chiama, magari se vi interessa il nome specifico, Nike Retail BV, provate così. E poi lui qui me l'ha personalizzata perché sulla targhetta c'è scritto i miei numeri di scarpe, quindi 36 e mezzo, 37, 37 e mezzo, perché io di base porto 37, però in base al modello di scarpe appunto prendo o mezzo numero in più o mezzo numero in meno, da cioè name Pachu e info Natale 2023. Carinissimo, sono impazzita. Ma sono impazzita altrettanto quando ho visto questa scatola che lui mi ha tutta customizzato perché si è messo lì con la bomboletta a fare tutti questi effetti un po' tipo innevati e perché lei ha un po', cioè in sé ha un po', ha un passato da, come si dice, no? Riders? Vabbè, insomma, sa fare anche un po' tipo murales così. E qui c'è scritto Are you up for the tempo? Quindi io quando l'ho letto ho detto, oddio, vabbè, c'è scritto Buon Natale Padula, da Paciù a Paciù, Pato tuo, insomma, sono impazzita, ma sono impazzita ulteriormente quando l'ho aperta, perché, vi direte voi. Allora,
Chi è cresciuto come me con le Bratz avrà questa preferenza per le scarpe, come le chiamo io, marzuccone, per le scarpe ciotte, perché devi avere il piedone, ok? Sono cresciuta con le Bratz, mi piacciono le scarpe così proprio grosse. Faccio pure qualche eccezione per delle scarpe un po' più longiline, però quelle grosse mi fanno impazzire. Queste qui, che sono appunto le Up Tempo, io le avevo viste un sacco di tempo fa, vi parlo tipo di quest'estate, al centro commerciale ad una ragazza. E io ho detto a Leo: mi trovi quelle scarpe lì perché mi fanno impazzire? Fatto sta che non me le aveva mai trovate. Ma proprio anche recentemente gli ho detto: oh, però ammazza, trovi le scarpe a tutti, perché sapete, no, che lui c'ha la pagina di reselling, e a me non me le hai trovate quelle. E lui: lo so, ma sono complicato, il numero tuo, bla bla bla. Me le aveva presi da luglio, patato. Patatissimo. E vabbè, comunque sono fatte appunto così, ed hanno la particolarità di avere il bordo tutto olografico. Sincera, sono impazzita, non vedo l'ora di mettermele, forse me le metto proprio oggi, oppure a Capodanno per iniziare bene l'anno. E niente, quindi questi erano tutti i miei regali di Natale. Io spero che questo video da tradizione, insomma, vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa avete ricevuto per Natale, cosa avete regalato. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi mando un grosso bacio. Già che ci sono, vi auguro pure buon anno, perché credo che questo video lo pubblicherò con l'anno nuovo. E niente, grazie di tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!